E infine, in età anziana, oltre i 65 anni, il principale obiettivo dell'attività fisica si sposta sulla prevenzione delle cadute, che si può attuare attraverso esercizi di equilibrio, esercizi di coordinazione, esercizi di destrezza e di controllo motorio. Le attività ci permettono di raggiungere questi obiettivi sono il cammino, lo yoga, il ballo e il tai chi. Il tai chi è una arte cinese, arte marziale cinese, che è abbastanza lontana dalla nostra cultura, ma che si sta progressivamente prendendo piede anche negli anziani. Molto più vicino alle nostre abitudini è il cammino, naturalmente, il ballo. Cammino che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice, e la letteratura ci dice, di svolgere almeno 30 minuti al giorno, da svolgere con una intensità da lieve a moderata, possibilmente tutti i giorni della settimana, i famosi 10.000 passi al giorno. Naturalmente il cammino anche negli anziani è un'attività che comunque aiuta il sistema cardiovascolare, mantiene le abilità fisiche e non stressa in maniera eccessiva le articolazioni. Poi è possibile parlare anche dello yoga. Che agisce sul controllo posturale, sull'equilibrio, migliorando la sensibilità, favorendo la coordinazione e al tempo stesso aiutando il rilassamento e il controllo della respirazione. Quindi tutte attività che sono consigliabili in età avanzata, dove abbiamo detto lo scopo non è prevenire l'osteoporosi, non può essere più prevenire l'osteoporosi, ma è quella di prevenire le cadute. Abbiamo anche altre attività che si possono svolgere nelle comuni palestre, che sono esercizi propriocettivi, esercizi in stazione retta, ad esempio su un piede solo, oppure esercizi in quadrupedica, in cui viene sollevato un arto inferiore e al tempo stesso l'arto superiore controlaterale. Dunque, tutte queste attività, abbiamo detto, hanno un ruolo specifico nella prevenzione delle cadute. Perché osteoporosi e cadute si accompagnano a una rovinosa conseguenza che sono le fratture. Le fratture possono interessare diversi distretti corporei, più frequentemente possono interessare il tratto prossimale del femore, l'anca, oppure possono interessare il polso, ovvero la parte distale del radio, oppure ancora possono interessare il corpo vertebrale, i cosiddetti crolli vertebrali. A livello del distretto vertebrale, le sedi più frequentemente interessate da osteoporosi, quindi da crolli vertebrali, sono rappresentati dalla cerniera dorso-lombare, dalla cerniera dorso-lombare e dal tratto dorsale. In particolare, in genere viene interessato il tratto di 7, di 8. Oppure il tratto di 12 L1, appunto la cerniera dorsolombare. Queste fratture a carico dei corpi vertebrali possono avvenire anche in completa assenza di traumi importanti. Possono avvenire anche spontaneamente per movimenti estremamente banali come torsioni del tronco, oppure avvenire proprio spontaneamente perché appunto sottostà una importante fragilità dell'osso. E si parla di un crollo vertebrale quando si verifica un abbassamento
di circa 4 mm del corpo vertebrale, che può interessare la parte anteriore del corpo vertebrale, la parte centrale o la parte posteriore. In seguito a questo abbassamento del corpo vertebrale si verifica una flessione anteriore del tronco che diciamo può essere evidenziata guardando di profilo il soggetto anziano che si curva anteriormente. Questo si associa, oltre a questa alterazione della morfologia del rachide, si accompagna anche a dolore, soprattutto nelle fasi iniziali, e anche a limitazione della funzione vertebrale dei vari movimenti del rachide, nonché a possibili complicanze anche di ordine respiratorio oppure di ordine gastroenterico, in particolare senso di sazietà precoce, sviluppo di ernie iatali, e per quanto riguarda il sistema respiratorio abbiamo una riduzione dei volumi polmonari. Ricordo che in caso di fratture da fragilità della colonna possono essere impiegate delle ortesi spinali, dei corsetti rigidi, che sono costituiti da stecche in alluminio e in titanio e fasce stoffa, si chiamano spinomed tecnicamente. Abbiamo lo spinomed 3, che è quello più nuovo, e poi abbiamo il famoso corsetto a tre punti, che iperestende il rachide e sembra avere un'azione anche sul rafforzare la muscolatura estensoria del tronco, oltre che naturalmente avere una attività nel controllare il dolore vertebrale quando presente. Le persone che non possono poi tollerare questi corsetti rigidi possono ricorrere a ortesi spinale che sono costituite in stoffa e vengono fabbricate su misura. In conclusione, questo discorso ci porta a dire che la prevenzione dell'osteoporosi e delle cadute condotta con le modalità che ho appena esposto non deve essere necessariamente svolta in un ambiente sanitario, ma può essere svolta anche nelle comuni palestre, in ambiente laico. Oggi diciamo si parla di attività fisica adattata, anche il nuovo piano della riabilitazione parla di attività fisica adattata, di un'attività che è personalizzata ma svolta in un contesto non sanitario da quelli che sono gli insegnanti di scienze motorie, gli insegnanti di educazione fisica una volta detti, che hanno una preparazione ad hoc rispetto a questo discorso della prevenzione primaria di alcune condizioni patologiche, tra cui appunto l'osteoporosi. Quella che invece è una gestione squisitamente sanitaria è invece la gestione delle fratture, delle sue conseguenze, che inizia in regime ospedaliero, soprattutto diciamo mi riferisco alle fratture di femore, che peraltro si accompagnano a una mortalità importante. Dicevo, inizia in ospedale e poi prosegue nelle strutture riabilitative territoriali, dalle unità operative di medicina riabilitativa in regime di degenza fino al domicilio oppure al centro ambulatoriale, a seconda di quelle che sono le caratteristiche e la disabilità del paziente.